Personalmente a casa mia nessuno gli aveva mai fatto vedere le lettere. Preciso che ha 3 anni e ho appreso per caso dell'utilizzo di questo metodo, poiché mia figlia a casa da un po' di tempo mi chiede di scrivere. Le ho procurato un quaderno e lei fa la F benissimo, fa la L, fa la A di Aurelio, che è il fratellino che frequenta la prima elementare, e lei è entusiasta e io sono rimasta basita. E le ho fatto domande e lei mi ha confermato che a scuola c'è il computerario. Mamma, noi studiamo le lettere a scuola. Mamma, questa è la P di papà, questa è la M di mamma. Cioè, conosce tantissime lettere mia figlia che ha appena 3 anni. E io sono rimasta veramente entusiasta, poiché mi rendo conto che lei si è approcciata in modo ludico alle lettere. Quindi sono straconvinta di questo metodo straordinario e arriverà in prima elementare già con delle belle basi preparata. Lei adesso è capace di distinguere le letterine e con il fratellino, quando praticamente il fratello legge, lei pure vuole, ah, questa è la N, questa è la M, è vero? Ha imparato a scrivere il suo nome, sa praticamente vedere tutte le letterine, è vero? Sì. Tranquilli, vi aiuterò io. Sì, sì, questa fatina letterina da Natale è diventata la nostra, il nostro punto di riferimento. Mamma, mi serve la bacchettina, perché io devo fare la fatina. La fatina è bella, mi raccontava tanta gioia quando lei raccontava queste cose. Ogni tanto canticchiava le canzoncine, vero? Bella emozione vedere che una bambina di 3 anni conosce tutto l'alfabeto, tutto. E di sera prendiamo un foglio, oppure la lavagnetta, scriviamo una lettera, dici questa che lettera è, la mo di muro, la re di righello. E poi ovviamente ricordare la storiella che è legata alla lettera, vero? Sì, me ne sono accorta una sera, quest'inverno, dove lui ha cominciato a leggere le lettere vicino al suo bicchiere, perché essendo un bicchiere colorato con delle scritte, e vicino alla confezione della pizza, leggeva pizza, e una sera ci ha fatto rimanere sbalorditi. Così è cominciato questo gioco tra me e lui. Infatti, giusto appunto, il blocchetto dove noi giochiamo, io gli scrivevo le frasi, gli scrivevo delle piccole parole e lui mi leggeva lettera per lettera e dopo addirittura leggeva la frase intera. 4 anni. 4 anni, 4 anni da poco fatti. Complimenti, sì, signora. Infatti ha fatto emozionare me, i fratelli che stavano a tavola con noi, il papà, veramente eravamo... E lui lo prende ovviamente per gioco. E lo vuole fare, perché io continuo per gioco a scrivergli le cose sul nostro blocchetto. Sono la mamma di Paolo, un bambino di 4 anni, e ho preso il globalismo affettivo attraverso i disegni di Paolo. Mi ha fatto vedere questi 2 alberi, la tempesta, e adesso finalmente stamattina ho capito cos'è. Poi unirono anche le loro chiome. E quando il temporale si placò, i 2 alberetti restarono uniti per sempre.
Fu così che il ricordo di questa storia nacque la A di albero. E poi mi diceva della presenza del computerario. E io dicevo, ma no mamma, si dice computer. No, mamma, è proprio il computerario è venuto e ci porta nel mondo delle lettere. E ieri per la prima volta ha scritto la lettera L, enorme, grande, per lui è stato un trionfo perché poi ha appiccicato queste lettere dappertutto. Cioè già una bambina con tanta voglia di conoscere, quindi con questo, diciamo, con questo progetto è aumentato ancora di più la sua voglia di imparare, infatti la voglia di imparare a scrivere, mi chiedeva molto come si scrive una parola, faceva molti disegni. Il giorno della festa della mamma gli chiesi se mi facesse un disegno, perché so che lui non ama molto disegnare. E allora mi preso un foglio e scrisse tutte le lettere dell'alfabeto, tranne la doppia V, e con ogni colore diverso, tutte mischiate, mi fece un foglio con tutte le lettere. Con le lettere dall'anno. Non voleva esprimere un pensiero. E l'ha fatto con le lettere, non con il disegno. Bravo, bravo. Ma so già scrivere sole. Ah, hai scritto sole l'altro giorno. Lei è bravissima. Già scritto un sacco di cose. Allora, oramai puoi andare all'università. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in. Moss, well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. È arrivato, infatti è partito a scuola ma ha continuato tantissimo a casa, perché la bambina è stata proprio entusiasta del progetto e a casa mi ha illustrato tutte le varie lettere, le varie forme, ma l'ha vissuto proprio con gioia, con allegria, l'ha riportata ai fratelli più grandi, ogni sera ricostruivamo le lettere, poi un continuo a scriverle, a formare le parole. È stato accettato dalla bambina ma in un modo, un entusiasmo unico. Sì, è come se stessero già in prima elementare, conosce le lettere, scrivi il suo nome, ma come se l'anno scorso asilo, oggi cioè scuole elementari, è una cosa meravigliosa, veramente. Sono felice, un lavoro stupendo, grazie sicuramente a queste maestre, perché e anche questi bimbi che l'hanno preso proprio con gioia, bello bello. Quindi io mi trovo soddisfattissima, credo in questo progetto. E spero che si continui e si cambi mentalità, non è lavoro in più, si tratta solo di cambiare il metodo, di guardarci bene dentro. Ho portato io a bordo della mia vita. È molto molto profondo. Sì, ho insegnato anche le cuginette piccoline, perché lui è tra i più grandi e ha insegnato comunque alla cuginetta piccola Francesca e a Roberta.
E me ne sono accorta al supermercato un giorno che lui ha iniziato a leggere sui pacchi di pasta, insomma ha imparato proprio divertendosi senza, cioè per lui non è stato un peso come era prima per noi. Mia figlia attraverso la sfera emotiva ha messo in atto tutto un sistema di riconoscimento delle lettere che le permette con facilità di scriverle sul foglio di carta, decorarle, disegnarle. È rimasto affascinato dalle lettere ed è quasi, ti stupisce come vede un gioco, vede una rivista, riesce a riconoscere l'A di albero. Per lui le lettere restano ancora A di albero, di bottiglia, però ed è, ti stupisce perché quando vedi qualsiasi scritto, insomma. È stato molto divertente perché io mi sono trasformata da fatina, mi sono trasformata da computer e sono ritornata un pochettino bambina anche io con loro, e questa è stata la cosa che più mi ha divertito, che non sono rimasta l'insegnante che ogni giorno fa lezione, ma ho giocato con i bambini, abbiamo giocato soprattutto con loro, con il corpo, e perché penso che la cosa più importante, fondamentale per la scuola dell'infanzia è giocare con il corpo, e il metodo di globalismo affettivo è proprio questo. Ho notato la spontaneità e il fatto che si siano attivate le sfere emotive attraverso un progetto che va incontro alle necessità dei bambini. Il gioco, attraverso il gioco, la relazione con gli altri, quindi è stato un lavoro di gruppo importantissimo che ha permesso la socializzazione, ma anche una didattica formativa a livello proprio semplice, spontaneo. Poi è bello perché è così, è più facile per loro, quando hanno l'approccio con la prima elementare non è faticoso, perché io ho già altre due figlie e diciamo hanno imparato in prima, mentre per lui sarà facile perché avendo questo approccio giocando, quando andrà in prima non sarà faticoso, è tutto un gioco e lui giocando scrive le lettere. E le bambine si sono divertite perché hanno imparato giocando. È quello che forse deve essere proprio la scuola, tutto, è la favola che diventa realtà ed è diventata realtà. Accettato questa sfida e quindi di portare a positare il globalismo affettivo. Sicuramente, come hai detto già tu, è importante, poi Positano diventa il polo a livello, e quindi il polo che può dare inizio al globalismo affettivo in Campania. Poiché questa esperienza per me è stata positiva, veramente mi ha soddisfatto, io conto di attuare il metodo adesso. Il metodo diventerà parte integrante del piano dell'offerta formativa, del POF, quindi sarà sempre mantenuto, soprattutto nell'ottica di quella continuità tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, che è la base dell'istituto comprensivo. È il desiderio di far sì che un metodo valido possa essere conosciuto anche nella regione Campania. Questo gioco, diciamo, che fate con i bambini è meraviglioso, veramente molto bello, mi è piaciuto. Io non sapevo che esistesse una cosa del genere, veramente. Questo progetto è fantastico, fantastico. Grazie, grazie. Grazie. Ci vediamo prossimamente con questo mare, una meraviglia. Grazie, grazie. Quel
questo progetto mi era stato presentato dal provveditore, dal dottor Renato Pagliara, un giorno quando io e il sindaco andammo a Salento per informarci sulla possibilità di aprire la scuola montessoriana a Positano. E proprio Renato Pagliara mi rese partecipe, io non ero a conoscenza di questa sperimentazione che è stata attuata con successo in tutte le scuole della Puglia, nella maggior parte delle scuole della Puglia. Io colgo l'occasione quindi di invitare pure il sindaco e di ringraziarlo personalmente, anche l'assessore. Cioè sì.